Sonia e Bruno, voi siete due inquilini Sì. dell'Ater in questo palazzo in via Luttprando e ci abitano 42 famiglie in totale Sì, tra due le palazzini, sì. due Sulle palazzine due entrate, ed è da aprile che non avete più riscaldamento. sì. Sì, Ovviamente in questi mesi invernali era rotta. si fa E sentire. sapendo che era rotta la caldaia, nessuno si è intervenuto per mettere a posto prima che arrivava l'inverno, che sono messe a pa... Parlo sul buco, quindi non No, vedo. Sono tu messa a fare sapendo. questo lavoro adesso. Dobbiamo aspettare finché arrivano queste peste, quando le mettono a posto, è una cosa che va alla lunga ancora con questo freddo che fa da morire due palazzini d'anziani tutti allettati, perché minimo una ha 90 anni, Ci sono stanno senza molti scaldamento, la anziani. vista tutti malati, fra antibiotici, medicine, sciroppe. Sì, uno chiama loro e dice: ah, siete inquiline, e niente, no, non comandate niente, voi non c'entrate niente, dovete stare fuori. Quelli dell'AD che comandano e quelli proprietari, voi non siete nessuno. E questa è la risposta dell'amministratore. Dobbiamo stare zitto. Ogni cosa che chiediamo, voi dovete stare zitto. Perché ci fa queste bollette di scaldamenti alte? No, e questo se ti va bene così, devi fare questo. E sta zitta e attaccano il telefono. Non abbiamo nessun rispetto per quelli dell'AD. Devono stare zitti gli inquilini e devono tacere tutti. Poi non possiamo neanche poter sapere delle notizie perché loro hanno solo 2 giorni a settimana, dalle 8 a mezzogiorno alle 1, e se gli telefoni oppure vai giù, solo quei 2 giorni c'è molta fila, molta gente che c'è, e non c'è possibilità neanche di poterci parlare. Al telefono non ti rispondono, non Ma rispondono. t'attaccano pure. Ecco, Però non è un problema che si risolverà, quindi probabilmente a breve non avete no. ancora una Però ecco, c'è risposta. Però, mia ecco. madre, 89 anni, e speriamo da poter passare l'inverno. Questo è un periodo brutto con questo freddo e non vorrei rischiare, insomma, c'è roba da rischiare la vita, per che cosa? Per una incompetenza oppure insolvenze che hanno loro, che E non poi vuoi. insomma è una spesa, È perché una spesa ovviamente. molto grande, perché in un mese mi hanno fatto lo sconto da 20 euro, mi hanno detto ti facciamo calare sul condominio 20 euro. Io ho speso 300 euro, 350 euro di kerosene in un mese e mezzo, e poi devo aspettare la bolletta perché se staccano, perché le stanze sono tante, siamo ospiti, siamo una casa piena, non. La corrente non è sufficiente, le stufette logicamente quelle Le assorbono mura freddi, e non tengono. ghiacciati, e non si scaldano le mura, non si scalda la casa. Stare tutti quanti, la gente anziana che Anche sta dentro la gli palazzina. infissi hanno iniziato a cambiarli, sono arrivati a 3 piani e poi hanno sospeso e non c'è niente. Ci sono dei parcheggi occupati in queste postazioni e non c'è lavoro. Hanno sospeso il lavoro già da un Tre mese e mesi, mezzo. due Solo 3 piani mesi. solo hanno fatto e hanno sospeso tutto. Questo in attesa di accedere al bonus del 110. 110. Ma questa Però. già avevano programmato. Se la ditta ha iniziato i lavori, pensava, anzi, quando sono venuto a prendere le misure, hanno detto che entro fine mese doveva essere fatto il lavoro perché dopo veniva l'inverno. Invece hanno fatto 3 piani soli e poi è tutto sospeso. E siamo così. Senza riscaldamento, con gli invissi vecchi che passa l'aria dappertutto e è Dappertutto, freddo. ieri tirava vento e morivamo, non potevamo nemmeno attaccati, stavamo così su una stanza con la stufa lì tutti insieme. Con i cappotti Col quindi cappotto, sì, dentro è per forza. casa.